E quindi questa religiosità è dimostrata. Chi meglio di Sua Eccellenza, che è il nostro pastore, ci può dare delle suggestioni, delle riflessioni su questo argomento. Grazie, Eccellenza. Buonasera a tutti, un saluto cordiale e affettuoso, gli auguri per il Santo Natale e poi anche per l'anno nuovo. Sono veramente contento di essere qui questa sera. Sono partito questa mattina alle 10 da San Severino, dove c'erano 30 centimetri di neve. E l'unico che viaggiava ero io, però ho una Golf 4x4, quindi 4 nocce, conoscendo la strada, e quindi perché ci tenevo ad essere qui con voi questa sera, perché sapevo che il professore ci teneva soprattutto per dirmi qualche cosa. Bene. Ovviamente non entro nel merito, perché voi ne sapete più di me, e poi con il professore Abbiamo è veramente pericoloso addentrarsi nei particolari, perché direttamente potrebbe notare qualche imperfezione, quindi non entro nei particolari. Una nota di metodo mi permetto di dire, proprio come pastore. La storia dei paesi è fatta dalle persone, e quei paesi che hanno dato i natali a persone innamorate di quel luogo, quei paesi sono fortunati. Cioè, la fortuna di tanti paesi è perché qualcuno che è nato lì ama quel posto, e l'amore per quel posto lì lo porta nel mondo. E io userei così, proprio sommessamente, ma anche molto umilmente, dire: la vostra fortuna è il professor Sisille. Ma sì. Ma anche l'ultimo esempio, no? Mettere in ordine 44 chiese non era possibile dappertutto. Nel mio paese sono arrivato io nell'83 per mettere in ordine due, ma non tutte. Significa che ci sono le persone che fanno la storia, detto in parole più così facili per me, è così. La storia dei paesi passa attraverso la storia delle persone. Ed è proprio Maratea è ricca di persone che hanno fatto la storia di questa città. Però andiamo per avanti. Il libro del professor Sisilli è un grande atto di amore a Maratea. È proprio un uomo innamorato di Maratea, e lui ne racconta proprio la storia usando lo schema di San Tommaso, per cui prima cosa occorre guardare, e guardare è più che vedere, perché lo sguardo va dentro, direi così, si guarda con il cuore e si vede con gli occhi, ma con il cuore si vede nel profondo, si vede l'essenziale, piccolo principe. Con il cuore si vede l'essenziale. Ecco, allora la prima cosa è guardare la realtà, guardare questo territorio. E Sisilli è profondamente, come dire, stupefatto, tant'è vero che nell'introduzione i termini sono tutti incantevole, bellissimo, stupendo, meraviglioso, è vero, lo fa dire anche ad altri, però lo va a trovare negli altri per ripeterlo lui come un giudizio personale. E allora, guardare per conoscere. Conoscere per amare, amare per gioire. E per gioire, per godere. Ecco il percorso che Sisilli fa con il suo libro.
E lui dice, questo percorso l'ho fatto io nella mia vita, ma lo consiglio a chiunque viene a Maratea, a chiunque abita a Maratea. Anzi, ho scritto questo libro perché questo percorso si possa realizzare. Perché si possa realizzare e alla fine questo percorso diventa uno spettacolo che si converte in un momento di grazia. Ecco qui quando il religioso permea tutto. Uno spettacolo che parte dal guardare, arriva alla gioia, ma che diventa momento di grazia. Amica mia, amici miei, questa è veramente un'alta poesia, ma questa è veramente la dinamica della vita. In questi giorni leggevo un brano di Don Giacomo Tandardini che riprendeva Sant'Agostino. E quale Sant'Agostino diceva così? Sapevo che c'era Dio, conoscevo Dio, sapevo che Dio era la felicità, ma non godevo di Dio fin quando non ho potuto abbracciare l'umile Dio Gesù. E a me è colpito molto questo. Conoscere Dio non basta, conoscere Maratea non basta. Occorre poter abbracciare Dio, occorre poter godere di Dio. Vedete, sembra strano che sia un vescovo a dirlo, ma se uno non gode della vita, non vive. La vita non è fatta per essere sopportata, ma per essere goduta. Ma questo l'ha detto Gesù, però. Sono venuto perché abbiate la vita, l'abbiate in abbondanza, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La gioia piena, ecco qui l'apice del percorso ed ecco il frutto dell'amore, altrimenti l'amore diventa un sentimento, una emozione e passa. Invece quel bambino, l'umile Dio Gesù, ha permesso ad Agostino di toccare Dio, di accarezzare Dio, di abbracciare Dio, di dialogare con Dio, di toccare Dio. Non solo, permetta a noi oggi di cibarci di Dio, per quell'umile Dio Gesù nella mangiatoia. Io ieri dicevo al mio paese, dicevo così, nella mangiatoia c'erano due elementi, c'era il fieno e c'era il bambino. Il fieno era l'alimento dell'asino e del bue, il bambino l'alimento per noi, l'alimento per Giuseppe, per Maria, per i pastori, per i magi, per noi, nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia. Però torniamo adesso al libro. Allora, la cosa che mi ha colpito è innanzitutto questo, oltre tutta l'erudizione, parlare di queste cose è per il suo sissimile e scordato, è ovvio. Però che un uomo così possa sentire l'esigenza di dire Maratea ti amo, Maratea ti voglio bene, Maratea voglio il tuo bene. Ecco, una cosa così è altamente educativa, altamente performativa, per cui accogliamo questo primo come dire, impulso, questo primo compito. Si tratta di amare la nostra città, di amarla profondamente, e si ama come coinvolgendoci nella storia di questa città. Cosa fa Sisilli? Sisilli è come dire, racconta l'anima di Maratea. Racconta l'anima, sì, è come l'essenziale di Maratea, che è fatta di questo panorama, di questo territorio bellissimo, di cui ho detto, ma che è fatto di gente dal cuore verace, capace di storia. Mi ha colpito questo passaggio, professore. Dice, ma la gente di Maratea, Maratea è fatta di gente dal cuore verace, capace di storia.
poco, e allora dicevo prima, tanti personaggi nel libro, c'è di tutto, c'è scritto tutto, ma anche chi faceva il sacrestano, chiunque. Ed è bello, perché? Perché la storia di un paese è fatta proprio da tutti i suoi abitanti, non è fatta solo dal vescovo, dal parroco, dal maresciallo dei carabinieri, dal sindaco e dal medico, come si diceva. No, la storia di un paese è fatta da tutti i suoi abitanti. Ecco perché l'elenco dei nomi, il racconto dei particolari, non è secondario. Ecco perché a un certo punto si dice così, che il libro di Sisini cosa ha fatto? Ha preso la cronaca e l'ha fatta diventare storia. Ha fatto fare un passaggio enorme, bello, alla cronaca. Quelli che sono i dati della cronaca, man mano diventano racconto storico. Diventano storia. E quando è che diventa storia? Quando la cronaca viene raccontata nel suo significato, nel suo perché. È fondamentale anche questo aspetto qui. Non accade niente nei nostri paesi senza di noi. Ricordiamocelo questo. Non accade niente nei nostri paesi senza la nostra opera, senza il nostro sì, senza il nostro no. Alcuni giorni fa, il 15, ho incontrato, voi non c'eravate perché avevate una manifestazione qui, ho incontrato tutti gli amministratori della diocesi, è stata una cosa molto bella, eravamo 150, compreso proprio tutti. E a un certo punto ho detto, scusate, la storia dei nostri paesi non è fatta solo da sindaco o da chi vince, come dire, io ho vinto, quindi io ho il potere di decidere. No, è sempre il popolo che fa la storia. Tu sei stato chiamato a coordinare, tu sei stato chiamato a guidare, ma non sei stato chiamato a sostituire tutti. E quello che anche chi, adesso al di là c'è l'ex sindaco, c'è l'attuale sindaco, non è questo il discorso è veramente che ognuno di noi sta dentro questo tessuto sociale, questo tessuto culturale, questo tessuto umano, e ci sta da protagonista. Perché chiunque di noi ha qualcosa da dire, ha qualcosa da dare, da offrire a questa comunità. Allora, Sisini coglie l'anima di Maratea nella bellezza del territorio, nella bellezza della vita della gente di Maratea, nella sua storia, che, come ho detto, prende la cronaca e la innalza a rango di storia. Dentro questa storia, ecco la storia religiosa, arrivo al dunque, ma sarò di lei. La storia religiosa è evidente, allora Maratea si capisce solo a partire dalla vita religiosa, ma guardate, anche semplicemente il numero delle processioni, viene dottorato, semplicemente il numero delle processioni, il numero delle cappelle, il numero dei santi, la bellezza dei luoghi, già tutto questo dice che a Maratea la fede è di casa. Diciamo così, la spiritualità è di casa, la fede è una cosa un po' più impegnativa. Allora, la spiritualità è di casa, ovviamente, professore, diciamo così, la fede pagana ormai non c'è più, pensano, che ne dite? Diciamo, le divinità pagane, nonostante Maratea, ma penso che ormai siano scomparse. E la spiritualità di Maratea è caratterizzata, a mio parere, mi sono messo parere, ma che ho preso da libro, ma come sintesi estrema. Innanzitutto è una spiritualità che viene, che diciamo così, che ha le sue radici nella spiritualità orientale. I basiliani, gli eremiti, le grotte sparse lungo la costa, non è che sono le grotte solo perché c'era qualche buco, no, perché nel frattempo arrivavano i monaci, e c'è tutta una storia del nord della Calabria, della zona del Mercure, eccetera, che adesso non vado a. La spiritualità orientale, e in particolare quella brasiliana, è, come dire, caratterizzata da due elementi. Innanzitutto dalla essenzialità,
Guardate bene, noi occidentali siamo troppo bloccati sulle norme, sulle regole, sulle strutture, sui programmi, un po' abbondosi, sulla apologetica. E gli orientali vanno subito all'unire Dio Gesù, subito all'essenziale. La spiritualità orientale porta alla contemplazione. Ecco gli eremiti, ecco le varie lauree e tutto questo. La spiritualità orientale esprime la bellezza della fede nell'arte, per cui l'arte diventa epifania della bellezza della vita cristiana, in un certo qual modo epifania inadeguata, epifania un po', come dire, tendente a raggiungere la bellezza, ma che è segno della bellezza, che è Dio stesso. Dio stesso è la bellezza, quella la famosa frase di Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo, ma che è Dio che è la bellezza. Io direi così: la bellezza che salva il mondo è la bellezza dell'esperienza cristiana. L'esperienza cristiana è bella, e proprio perché è bella, è buona per il mondo. Il mondo ha bisogno di questa bellezza. Ecco perché la bellezza salverà il mondo. Dio, ma Dio è reso presente anche attraverso l'arte. Giovanni Paolo II, Papa Benedetto e Papa Francesco, in vario modo, in vari momenti, hanno detto l'importanza della via della bellezza per l'evangelizzazione. Non vi tedio qui, non vi preoccupate, però la via della bellezza è fondamentale. Quando ero vescovo africano, per ben 3 volte ho portato i giovani della diocesi a fare un ritiro spirituale qui, a San Biagio, ma adesso con la diocesi nostra stessa, proprio perché non è differente. Non so, voi sapete che stiamo così, una domanda me la guadagno prima, me la risparmio. Stiamo terminando i lavori di recupero di San Biagio. È stato facile trovare i soldi per San Biagio, dall'8 per mille, dall'8 per mille, cioè dalla CEI, sono arrivati i primi soldi, e adesso è stata la regione. Devo dire che sono stati bravi sia il presidente che l'assessore Cuppano a farci il dono di darci i soldi che ci mancavano per recuperare integralmente San Biagio. Alla fine penso di spendere intorno a 1,5 milioni di euro, anche qualcosa in più, che non in meno, e quindi recupereremo San Biagio. Però quando io sono andato a chiedere per San Biagio, nessuno ha fatto obiezione. E chi è che dice di no per recuperare il santuario di San Biagio in un contesto così bello? Se io andavo a chiedere i soldi per la chiesa di San Severino Lucano, mi trovavano chissà quante scuse. Perché non era San Biagio e non era Mantega. Ecco pure il vantaggio. Ho chiesto i soldi per San Biagio di Maratea e il santuario di Angola di Tossi, e mi detto che ma il professor Sissini sa che merita anche Angola, quindi questo. Allora, spiritualità orientale, basiliare, essenziale nel contenuto, bella nella forma espressiva. La teologia della bellezza aiuta l'evangelizzazione, anzi è uno strumento utilissimo per l'evangelizzazione. Secondo, la spiritualità di Maratea è una spiritualità mariana. Anche la venuta degli oblati e la presenza degli oblati non è stata casuale. Non è che gli oblati sono venuti qui perché non sapevano dove andare, non è perché i vescovi di un tempo li hanno chiamati per questo. E anche qui bastano i titoli delle nostre chiese: Rosario, Santa Maria Maggiore, Assunta, cioè, sono tutti titoli mariani. E una spiritualità mariana che anche qui è la spiritualità del sì. Terza caratteristica, che si arriva subito, è una spiritualità ecclesiocentrica, è ecclesiologica,
E qui mi vorrei subito collegare con la testimonianza del cardinale Cimeri, e quindi è la seconda domanda che le... Io quando giocavo a pallone facevo lo stalker e mi piaceva citare, perché è il modo migliore per neutralizzare il centralato, e perché se lo devi ricordare poi devi fare lo scappetto, e invece è la posizione. Invece se tu lo dici, quindi ora ci fanno già due domande del professore. Allora, la presenza di Cimeri, e non solo di Cimeri, noi sappiamo chi è stato Cimeri, la presenza di Cimeri dice che cosa? Che Maratea è stata una fucina di personaggi noti e non solo, ma fecondi nella vita della Chiesa, non solo della Chiesa locale, ma della Chiesa universale. Cimeri è colui che ha aiutato il Papa a fare il codice di diritto canonico nel 1917, era un consigliere fidato del Papa. Questo è giusto per dire qualcosa, ma per dire anche una presenza veramente, veramente qualificata di tanti ecclesiastici qui a Maratea. Attorno alle parrocchie e attorno alla vita della Chiesa sono sorte le opere di carità. Le opere di carità, ma quelle delle sue, ma la casa di riposo, ma tante altre opere di carità che non siamo, dicendo, le confraternite. In diocesi è l'unico paese dove abbiamo le confraternite e Maratea. E questa è una grande ricchezza, è una grande ricchezza. E io sono d'accordo, io sindaco. Colgo proprio anche il video dei professori. Io ci sto, e i parroci stanno con me sicuramente, ci sto a valorizzare nel migliore dei modi anche le nostre chiese. Noi non abbiamo bisogno di tenere chiuse le chiese, no? Dobbiamo tenerle aperte. Noi dobbiamo valorizzare le chiese. È chiaro che non abbiamo più la fortuna dei tempi di Sissini al ministero. Cioè oggi la sovrintendenza li vuole da noi i soldi. Centino è vero, quindi oggi la sovrintendenza dice noi troviamo i soldi, noi dobbiamo fare, e poi no, non è che dobbiamo mettere i soldi, fai così e non fai così. Però i soldi una volta ci li danno la sovrintendenza, perché il ministero dava, è vero, alla sovrintendenza i soldi. Oggi non ce ne sono più soldi per queste cose qui, e noi riusciamo ad averli tramite l'otto per mille, quella famosa firma che chiediamo, che c'è anche per i beni culturali. Alla nostra diocesi danno ogni anno circa 900.000 euro, però per 39 paesi, che significa una nocciolina, però piano piano. Quindi io ci sto a, come dire, a valorizzare i beni culturali ecclesiastici che ci sono qui. Mettiamoci insieme, però creiamo anche qualche soggetto culturale capace di gestire, perché noi dobbiamo fare i preti e non possiamo metterci a fare i manager di tutto, oppure far finta che sappiamo fare tutto, non è vero. Noi se riusciamo a fare bene i preti già è qualcosa, e quindi, però insieme possiamo veramente, penso, mettere a frutto, come si dice, mettere in produzione, se vogliamo dire un termine così un po' economico, tutti i beni che abbiamo. Con un nota bene, però non ci dobbiamo lamentare, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo proporre come dire, soluzioni condivise, senza personalismi, senza persone, non c'è bisogno, perché da un io dobbiamo passare a noi, perché il soggetto è il noi, cioè è il noi, il popolo di Dio, il popolo di Maratea. Questo popolo è il vero soggetto anche della ripresa religiosa di Maratea. L'ultimo aspetto, questa spiritualità ecclesiocentrica, con questi personaggi di cui ho detto, con queste opere di carità, ma anche con la testimonianza dei santi. San Biagio, medico, martire, vescovo, ed esempio, voi di Maratea vi identificate anche nella vita, nella storia e nella testimonianza di San Biagio. E allora vedete questa ricchezza, le confraternite,
le opere di carità, la testimonianza dei santi, la bellezza delle chiese, l'essenzialità del cristocentrismo della fede, del cristocentrismo della fede, anche qui, che quel Cristo che sta là sopra è come se facesse sintesi un po' di tutto, cioè non è lì per dire quanto è bello, no, è lì per dire: oh, ci sono io qua sopra che guardo tutto e porto a unità, ricapitolo tutto. C'è un brano di San Paolo che dice così, che alla fine, quando tutto sarà ricapitolato in Cristo, allora sarà il paradiso. Tutto sarà ricapitolato in Cristo. Mi piace dire così, con Cristo che sta là sopra, potrebbe anche dire che ricapitola la storia di Malatea. Grazie.